me somebody. Let's go. Amici di LiguriaWeb.tv, eccoci a un'altra puntata. Come sempre io faccio una premessa. Liguria Sport, ma non solo sport, qua nella nostra emittente, anche cultura, anche spettacolo. E questa trasmissione è dedicata alla cultura. In precedenza c'era già stata una persona che non conosce assolutamente, questa nostra ospite non lo può conoscere, a presentare un libro dal titolo Progetto Golem, qualche mese fa. Tal Roberto Monleone. Lo conosci, Sergio? Vagamente. Allora, passione di famiglia, attitudine di famiglia, artistico, culturale, Roberto Monleone, Sergia e la sorella, l'amico Roberto Monleone che qualche mese fa presentò Progetto Golem, e la nostra Sergia Monleone da Savona è qua a presentarci questa sua fatica. È la prima fatica scritta, Sergia? Sì. Quando nasce Sergia scrittrice intanto? Perché tu da anni ti occupi di viaggi, con l'agenzia di viaggi, ci conosciamo dei tempi in cui venivano giù le falangi tedesche e noi con l'onda Ligure Team giocavamo per beneficenza, tanti match, ecco. Parliamo di vent'anni fa, Allora, come nasce questo pallino, questa idea di voler scrivere? Nasce 3 anni fa perché ero un po' stanca di vedere sempre le solite fiction di un certo commissario di polizia siciliano. Ho capito. Possiamo dirlo tranquillamente, soprattutto non si offenderà l'autore. Ma assolutamente. Io, la mia idea, mi sono detta, insomma, è possibile che questa cosa, avanti e indietro, su e giù, questa storia sia sempre più o meno la stessa, cambiano le storie in sé come indagini, però poi alla fine c'è sempre la discussione per telefono con la fidanzata genovese che gli dice domani parto, mi prendo 2 giorni di ferie, faccio un passo giù. Io le so, no, dopo 15 anni, cioè delle due l'una, o questi due si mettono insieme o si lasciano. Allora io ho deciso che dovevano lasciarsi con l'idea seria di proporlo a Camilleri davvero. Ho mandato il primo manoscritto alla Silverio, dopo 2 settimane è arrivata la risposta, no grazie, il dottore ancora c'ha s'arrangia da solo. E allora ho detto, va bene, ne ho parlato con l'editore genovese che mi ha detto non è male, ambientalo a Genova, cambia quel tanto che serve, lo mandiamo via, lo mandiamo così. Così. Ha un sapore, anche vista la copertina, ha un sapore molto mistico, molto esoterico direi. Ci sono queste scale, ecco, questo è il libro di Sergio Monleone, Primo Miraggio. Allora, Primo Miraggio, dal titolo cosa possiamo lasciare trasparire, Sergio? Cos'è il miraggio? Qualche cosa a cui tutti si mira e che invece non si realizza o ha un altro significato? Primo Miraggio, ecco, è il nome e il cognome del mio commissario. Ah, Primo è il nome, Miraggio è il cognome. Certo. Bene, bene. Commissario Primo Miraggio. Bene, benissimo. Un'idea abbastanza, direi, alternativa, originale. Come ti è venuta in mente l'idea di dare a questo commissario un nome così particolare? Perché Salvo Montalbano, avevo costruito sul nome un paio di aneddoti legati al fatto che mia mamma è tedesca. Salvo complicazioni, salvo errori, eccetera, eccetera. E non volevo perdere queste cosine. Allora ho cercato un nome che avesse più o meno un secondo significato. E allora mi è venuto in mente Primo, pensando che una volta ai figli si dava primo, secondo, terzo, quintiglio, sestiglio. Perché era così, lui è rimasto figlio unico, però questi genitori non lo potevano sapere e lo hanno chiamato Primo. Poi Miraggio era già cognome. Vabbè, tutto più sarebbe stato Primus Inter Pares. No, avevo pensato che nessuno sarebbe stato così idiota da chiamare un figlio Primo Maggio. Allora, però sai cos'è? Gio, perché mio papà si chiamava Giorgio, io mi chiamo Sergio, siamo nati a maggio, sia mio fratello e io, questo Gio lo volevo nel cognome. Assolutamente, doveva scaturire. Essendo che la sua compagna si chiama con un nome che comincia per M, volevo almeno lasciare il nome di lei e con la stessa iniziale del cognome di lui. Non potevo chiamare... Allora, M più Gio non è che ci fosse molta scelta. Allora, Primo Miraggio è un commissario che si muove nell'ambiente genovese. Un noir, è un giallo, con tutta la scorrevolezza che la narrativa comprende in questi casi. Sì. È chiaro che non ti facciamo raccontare cosa succede in questo libro, solo cosa succede, perché altrimenti non lo leggiamo, neanch'io che ce l'ho, voglio sapere il contenuto perché voglio leggermelo tranquillamente a casa quando vado in spiaggia. Questo è il libro di Sergio Monleone, Primo Miraggio. Sergio,
Questo libro tu lo stai presentando un po' dappertutto, sì. Vero? Ecco, qua abbiamo una locandina della presentazione ufficiale che si è svolta alla biblioteca di Berio di Genova il 27 aprile. Ecco, presto, molto presto, in questo stesso mese di luglio, sì. Sergio Monleone presenta in una zona molto limitrofa a questa il libro Primo Miraggio, vero? Sì, il 20 luglio. Il 20 luglio dove? A Boissano. A Boissano. A Boissano, più o meno l'orario lo sappiamo, per l'ora dell'aperitivo? Sì. Precena? Lo saprò dire a brevissimo. Va bene, lo mettiamo nella didascalia. Comunque diciamo dal tardo pomeriggio in avanti. Senti, l'ispirazione lo abbiamo detto. Il nucleo principale, però qualche cosina dobbiamo rivelare. Sì. Dobbiamo ingolosire un po' i nostri spettatori e le nostre spettatrici. Mm-hmm. Ci scappa il morto di dentro? C'è un'indagine? No, è un poliziesco. Sono... sì, cioè, purtroppo sì. Mi dispiace, ma non ho potuto farlo a me. Assolutamente. È morto e ammazzati. Chi sono cominciati a filmare? Non si fa. È già possibile. Poi finisce. Però non erano persone brave. Ah, non erano persone brave. Non è proprio giusto nemmeno questo. Non possiamo dire che se lo meritassero, però insomma... No, però... Vabbè, d'altra parte non si può fare una frittata senza rompere la uova. Esatto. Senti, so però che tu in cantiere hai un'altra idea perché stai già lavorando a qualcos'altro, vero? Ci sarà un sequel di questo? C'è già il sequel. C'è già il sequel. Ma di anche questo. Il sequel del sequel. Quindi ci sarà un secondo Primo Miraggio e un terzo Primo Miraggio. Sul terzo non sarei così sicura, però c'è. Non sono sicura che sia un sequel del sequel. Senti, l'ambientazione genovese, più o meno dove scorre la sua narrativa, dove, in che zone di Genova si muove Primo Miraggio e i personaggi che fanno parte di questo libro? Tendenzialmente zona San Martino, ospedale, però poi la città è grande, poi si esce anche un po' dalla città. Centro storico, zona limitrofe? Centro storico, sì, sì. Senti, quanto tempo occupa questa passione? Scrivi di getto oppure butti giù un canovaccio, i pizzini, come faccio io quando scrivo altre cose, no? Scrivo sui tovaglioli mentre guardo la televisione. Assolutamente. E poi rimetto assieme un po' con le cose. Allora, l'idea è partita, come ti ho detto, e da lì poi ci ho lavorato sopra per 3 anni per riuscire a arrivare a questo. Però a tutti e tre veramente, li ho scritti in 3 anni. Ho lavorato a un certo punto a tutti e tre contemporaneamente, perché poi in effetti poi sono concatenati l'uno all'altro. Per cui progredendo con il primo sono andata avanti anche con gli altri. Poi, pizzini sì, assolutamente, perché non sempre posso mettermi lì, perciò prendo nota, magari mi sveglio, mi viene in mente una cosa, accendo, schermo. Io poi vorrei il giorno dopo cerco di chiudere, posso leggerlo questo? Come no, certo. Tratto dal libro, Primo e Mir sono reciproca fonte di sorpresa, gioia, preoccupazione, paura, complicità, confidenza, rispetto, considerazione e amore. Due vite capovolte, sconvolte, messe sotto sopra vicenda fra le fitte maglie di una trama a tinte gialle. Perché ciò che nasce tondo non muore quadrato. Può diventare ovale però, se proprio insiste. Sergio Monleone e il suo Primo Miraggio. Grazie Sergio, alla prossima. E grazie a voi. E grazie a voi che ci avete seguito. Un'altra puntata qua su LiguriaWeb.it.